In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: «Dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze». Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». La parabola che racconta Gesù ha qualcosa della favola di Cenerentola. La scenografia è il banchetto di nozze, come nella fiaba è il ballo principesco. Gli invitati? Non i più scontati, ma quelli a cui nessuno pensava, quelli trovati ai crocicchi delle strade, dei novelli Cenerentola, insomma. Anche lì, trovare in 448 l'abito nuziale di questi invitati dell'ultima ora ha un po' di sapore magico, proprio come nella favola del film della Disney. Ma l'imprevisto finale quello no, quello cambia. Nella favola l'invitata speciale Cenerentola, sapendo che avrebbe perso tutto, allo scoccar della mezzanotte esce di scena. Nel Vangelo invece un commensale senza vestito viene colto in flagrante, cacciato dalla festa in malo modo e condannato alle tenebre. Il motivo? Non aveva l'abito nuziale. Hans Urs von Balthasar, un grande teologo del secolo scorso, nel suo libro Stati di vita del cristiano, fa questa affermazione: «Siamo dei poveracci che il re invita a nozze. Per non sfigurare di fronte agli abitanti del palazzo, ci confezionano un vestito regale su misura. Sono le famose vesti di salvezza citate dal profeta Isaia. Se presupponessimo invece di essere salvi da per noi e ci togliessimo quel vestito di grazia da addosso, non solo faremmo una figuraccia, sfigurando di fronte ai nobili della festa, ma oltretutto verremmo cacciati fuori. Meglio allora l'umiltà di Cenerentola, che non può osare più di quanto le è stato chiesto di fare. L'umiltà alla fine vince sempre». Ecco, a fine commento è doveroso oggi comunicarvi questo giorno così importante per il Punto Giovane. Il Punto Giovane, ricordo, è l'associazione che ha messo in piedi Pregaudio. Quindi oggi festeggiamo 25 anni di attività. Siamo nati proprio il giorno di Santa Teresa d'Avila, il 15 ottobre del 1998, e quel giorno il vicario Don Tonino, adesso in cielo, benedisse la casa e quindi iniziò questa attività pastorale per tutta Riccione. E ancora oggi portiamo avanti questo servizio nei confronti dei giovani. E in questi ultimi 7 anni abbiamo realizzato appunto Pregaudio.
Ecco, quindi un giorno importante, chissà, magari se qualcuno vuol farci qualche regalo, qualche bel regalo, sarebbe proprio gradito, e potete visitare il sito www.giovane.net, lo ripeto, è molto semplice, .giovane, tutto attaccato, tutto piccolo, .net. Grazie, buona domenica e buona festa di Santa Teresa d'Avila.